Allora, in questo video di approfondimento parliamo di storie e del perché io odio le storie, soprattutto quando c'è un dolore persistente. Io parto da una considerazione, che tutti i casi in cui io ho avuto grossa difficoltà ad interagire col paziente a risolvere il suo problema, solitamente il paziente ad ogni sessione di trattamento, di training, parlava della sua storia precedente. Questo è un tratto comportamentale caratteristico dei pazienti che non vogliono risolvere il proprio problema principale. Cioè arrivano in studio cercando di legittimare la loro situazione, cercando di spiegarmi che non sono matti e che hanno avuto, diciamo, una storia che legittima il loro problema. Vuoi una caduta da cui si è innescata tutta una serie di dolori? Vuoi un periodo psicologico stressante, questi pazienti hanno dolore persistente. Il dolore persistente è, come io spiego in alcuni miei post, è come quando nella macchina si sfascia il quadro elettrico, diciamo, c'è un cortocircuito e quindi si inizia diciamo, ad accendere tutte le spie. Prima la spia dell'olio, tutte insieme, spia dell'olio, spia del freno a mano, spia. Normalmente non ci sono quei problemi per cui si accende la spia. Allo stesso modo il dolore persistente di origine centrale. Che cosa accade? C'è un primo trauma e il paziente sperimenta un dolore correlato ad un potenziale danno, ad un danno. Successivamente, diciamo che il dolore non scompare, il danno va via. Però il dolore non scompare più, quindi il dolore diventa il problema principale a quel punto lì. Soltanto che il dolore viene mantenuto vivo dalla storia che il paziente continuamente si racconta, dal catastrofismo, da tutta la pila di RX, risonanze, referti da vari medici che non riscontrano nulla e che quindi fanno diagnosi funzionali, cioè non c'è un disturbo organico alla base di quel dolore. È il medico curante, il medico specialista giustamente dice vai dal fisioterapista, soltanto che il fisioterapista non può risolvere, in questo caso io, non può risolvere il problema se il paziente non abbandona la sua storia clinica a cui il problema è connesso. Se non si cancella la storia, il paziente non può andare da un punto della situazione corrente alla situazione desiderata in cui è senza dolore, perché rimane costantemente aggrappato alla sua storia. E quindi tutti quei pensieri ricorrenti circa la storia, quello che si è verificato, perché, che cosa potrebbe essere, devono essere buttati nel camino insieme alle radiografie e tutto il resto. Questo è il problema del dolore persistente, che senza eliminare la storia, che il paziente continuamente si ripete nella mente attraverso immagini mentali che lo fanno, diciamo, ritornare a quella storia precedente, lì non può risolverlo. Quindi si potranno trovare migliaia di motivi familiari, genetici, sociali, lavorativi per cui il problema è iniziato, ma fin quando si continuerà a raccontarlo in studio, il problema non si potrà risolvere. Ecco che a questo proposito, io a tutti i pazienti che hanno una diagnosi chiara di dolore persistente, cioè di cronicizzazione di sintomi, che soffrono da 1 anno, 2 anni dello stesso dolore senza che sia riscontrato nulla di significativo o cose che comunque ci sono nella maggior parte della popolazione, farò firmare un contratto in cui il paziente si impegna a non ripetere più né a casa né qui in studio la sua storia clinica, ad abbandonare tutta la documentazione, perché non si può iniziare una sessione di training ogni volta raccontando sempre la stessa storia che è sempre uguale e porterà sempre agli stessi risultati, cioè il dolore rimarrà uguale. Io verrò pagato per, diciamo, non risolvere un problema in questa sparuta minoranza di pazienti e il problema permarrà e non è giusto, quanto invece eliminando la storia si può eliminare il problema. Quindi per eliminare un dolore persistente il primo passo da compiere, che determina poi l'80% dei risultati, è eliminare la storia clinica precedente, la memorizzazione della storia clinica che c'è nella mente del paziente, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Questo è quanto, è molto semplice, risolvere un dolore persistente, ci vorranno comunque sempre dai 6 ai 12 mesi di training, perché se il dolore è insorto
In 2-5 anni non va via, e non va via attraverso massaggi, macchinette, manipolazioni, mobilizzazioni neurodinamiche, perché ci vuole un training specifico di desensibilizzazione e i miglioramenti all'inizio saranno molto lenti per poi diventare esponenziali dopo che queste abitudini si sono cementate nella vita del paziente. È molto molto semplice quindi. Grazie a tutti per l'attenzione e penso che questo approfondimento sia molto importante da comprendere. Non l'ho fatto alla maglia perché è facile da comprendere, la storia come determina appunto i risultati nel lungo termine. E ho una visione molto differente da quella psicanalitica perché gli psicanalisti non hanno risolto mai niente, mentre spesso i fisioterapisti che fanno abbandonare una determinata storia al paziente e che portano il paziente in un training specifico di desensibilizzazione, che va appunto a desensibilizzare dal dolore, incrementare le capacità di carico e la caricabilità dei tessuti, risolvono il problema principale del dolore muscoloscheletrico cronico. Non è un caso, diciamo, non è un caso. Al prossimo video.